L'ingresso delle donne come soggetto politico nella narrazione costituzionale si può collocare nel 1944, quando il decreto legislativo luogotenenziale numero 151, la cosiddetta prima Costituzione provvisoria, apre a un'estensione qualitativa del voto che riconosce l'autonoma cittadinanza politica delle donne e così inverte per la prima volta la direzione del rapporto tra sovranità e cittadinanza. L'appello alle donne dell'Italia ancora occupata viene lanciato da Radio Roma nel gennaio del 1945 dal Comitato Pro Voto, al quale appartengono i movimenti femminili del Comitato di Liberazione Nazionale, l'Associazione Pro Suffragio e la FILDIS, la Federazione Italiana Laureate e Diplomate. Siamo lontani da quando, nel 1906, il movimento suffragista promosso da Maria Montessori si era imbattuto negli strali della Corte di Cassazione, che aveva riconosciuto l'estraneità delle donne a qualsiasi carica pubblica come talmente insita nel tessuto istituzionale italiano che non è sentito neppure il bisogno di dichiararlo espressamente. Lontani ma anche vicini, cronologicamente e storicamente. È ancora forte e trasversale il sentire per cui l'estensione del voto alle donne sia da intendersi come un premio per i sacrifici della guerra e per le prove di capacità fornite eccezionalmente dalle donne durante la Resistenza, piuttosto che come il riconoscimento di un soggetto politico nuovo. Nell'Assemblea Costituente le donne sono poco più del 3%, ma la rottura dell'ordine monogenere della rappresentanza politica è fatta. La questione della costruzione sociale e giuridica di una nuova modernità è a questo punto un tema, e le donne rivendicano la propria autonomia politica e denunciano la struttura gerarchico-patriarcale che aveva retto lo Stato fino a quel momento, escludendole dalla rappresentanza pubblica e relegandole a uno stato di subalternità nella dimensione lavorativa e familiare. Il quadro costituzionale repubblicano costituisce quindi il primo serio tentativo di riconoscere il valore politico della differenza sessuale e l'articolo 37 in particolare costituisce il vettore di una serie di disposizioni che agiscono in termini di genere, facendo riferimento a quanto vi è di storicamente e socialmente determinato nella differenziazione dei ruoli e delle aspettative sociali connesse al maschile e al femminile. Perché ne riconosce il codice binario e unidirezionale come una gerarchia serrata che il diritto costituzionale repubblicano si assume ora il compito di contrastare, indagando nella prospettiva di una loro progressiva disattivazione i processi e le forme della costruzione di un maschile dominante sul femminile. Una prospettiva che si deve certamente al movimento delle donne, nelle complesse declinazioni del pensiero della differenza e nelle diverse elaborazioni dei femminismi, che approfondiscono in modo strutturale la tensione tra uguaglianza e differenza. È quello che possiamo definire, accogliendo la felice espressione della costituzionalista Barbara Pezzini, il principio anti-subordinazione di genere, per mezzo del quale la Costituzione italiana incorpora una prospettiva di ridefinizione dell'universale che non può più semplicisticamente coincidere con gli orizzonti e le categorie del diritto preesistenti, in una prospettiva meramente assimilazionistica del femminile e dentro costruzioni normative e istituti definiti da un orizzonte di esperienza esclusivamente maschile. Nel contesto attuale, che ci impegna alla sfida di proiettare questa prospettiva analitica nello spazio giuridico europeo, dobbiamo chiederci se quel riferimento contenuto in Costituzione alla essenziale funzione familiare della donna rappresenti una formulazione antiquata e stereotipata, oppure se mantenga ancora una sua vitalità. La particolarità dell'articolo 37 è proprio quella di aver fatto emergere allo stesso livello costituzionale e sullo stesso piano normativo il ruolo della donna lavoratrice e quello familiare, e non in riferimento alla famiglia a tout court, ma in quanto espressione del suo ruolo di madre. Se da un lato si afferma la parità fra donna e uomo nel campo del lavoro, quando invece la donna svolge il suo ruolo di madre, si attiva una sorta di situazione differenziata che consente anche di attivare delle specifiche azioni positive.
Il ruolo materno, insito nell'articolo 37, deve essere letto in stretto rapporto con la tutela della maternità, garantita dal comma 2 dell'articolo 31, laddove si riconosce a sua volta l'incontestabile differenza tra i sessi nella riproduzione. Questo, d'altra parte, non esclude, ma anzi include, la possibilità che a quell'inciso possa essere riconosciuto un significato attuale, anche diverso e attraverso un'interpretazione evolutiva, che attribuisca valore alla specificità del richiamo alla lavoratrice madre, come madre naturale o adottiva, e all'interno di un concetto ampio di famiglia, dalla famiglia monogenitoriale alla famiglia di fatto, alle varie forme di famiglia che il legislatore nel corso del tempo vorrà sempre di più riconoscere, comprese le famiglie omogenitoriali.